Sono sempre di più negli ultimi anni le case di produzione cinematografica che scelgono la Sicilia per girare i loro film e le loro serie TV, un settore che non solo arricchisce il panorama culturale dell'isola, ma che genera anche occupazione nei luoghi scelti per le riprese. Dell'impatto positivo che l'industria cinematografica ha sul territorio se n'è parlato nei giorni scorsi durante la quinta edizione del Marettimo Italian Film Fest. Ma credo sia fondamentale, sono quelle manifestazioni che ci permettono di spiegare e raccontare che cos'è il nostro lavoro e quanto è importante. Questo stasera poi in particolare si parla dell'indotto, quindi di quanto il nostro lavoro porta a livello economico sul territorio. Quindi siamo ben contenti di essere qua, occasione meravigliosa, il posto pazzesco, sarà sicuramente utile per tutti. Per incentivare ulteriormente questo trend, l'assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo ha recentemente approvato l'avviso pubblico del biennio 2024-2025 della Sicilia Film Commission per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive in Sicilia. A spiegare ai nostri microfoni i benefici che derivano dalle riprese sul territorio è stato il direttore della Sicilia Film Commission, Nicola Tarantino. Ascoltiamolo. Sì, è una delle direttrici su cui l'attività di Sicilia Film Commission negli ultimi anni si è orientata, nel senso che chiaramente ospitare dei set cinematografici muove l'economia locale e poi ha un ritorno di un indotto a tempo assolutamente indeterminato, perché la promozione del territorio attraverso le immagini dei film, delle serie TV che girano più e più volte fanno sì che la gente possa nel corso degli anni conoscere un territorio e avere il desiderio di visitarlo.